L'appuntamento, lo spazio dedicato a Zona Franca, torna con ad avere ospiti il Patto per l'Autonomia con i due Massimo, Moretuzzo e Ibrahimi, perché la settimana scorsa a Trieste si è presentata proprio il circolo, se non sbaglio, no? La comunità, La il gruppo, comunità, la ecco, la comunità. comunità del Patto per l'Autonomia. E quindi a questo punto, beh, io parto proprio subito con Brian. Mi è stato detto, io non c'ero, che tutto sommato c'è curiosità e c'è interesse. C'è curiosità, buonasera intanto, c'è curiosità, ci interessa, ma c'è prima di tutto il desiderio da parte nostra di proporre l'idea del patto. Ci siamo in qualche modo costituiti in modo ufficiale, ma in realtà su Trieste lavoriamo già da qualche mese. La cosa giusta da dire è che in realtà in regione lavoriamo già da qualche mese, cioè in modo concreto dalla fine del 2017, quando il patto si è costituito, fino ad oggi, in tutto il territorio regionale abbiamo cercato di essere presenti. Il gruppo, diciamo così, che fa riferimento a Trieste e all'area, chiamiamola Giuliana, Triestina. E dallo scorso estate abbiamo cercato di fare un po' di attività e siccome nell'ultimo periodo abbiamo deciso come patto Friuli Venezia Giulia di costituire una serie di comunità locali, abbiamo pensato di istituzionalizzare anche il gruppo di Trieste, quindi ci siamo presentati, c'è stata una buona cornice di pubblico, siamo molto contenti, abbiamo espresso le nostre programmazioni, le nostre idee e quindi siamo ancora più motivati nel continuare questo percorso. Senti, chi si addentra nel discorso autonomia e autonomismo Trieste in realtà ha una gran bella gatta da pelare, perché di situazioni tra chi rivendica un po' il territorio libero di Trieste, tra chi rivendica altri tipi di situazioni più o meno staccate sia dalla regione che dello Stato. Sai, ciclicamente viene sempre fuori qualcosa di nuovo inerente proprio al tema per l'autonomia. E questa volta arriva questo gruppo che in realtà poi parte però da Udine, anche se voi siete comunque triestini. Ecco, qual è la differenza rispetto agli altri tipi di partiti autonomisti, dalla lista Trieste prima, Nord Libero poi, a tanti che perdo anche i nomi perché sono stati talmente tanti, ecco la differenza. La differenza sostanziale è che cerchiamo in qualche modo di calarci nella. Non cerchiamo, l'obiettivo è quello di calarci in una realtà fattiva che esiste. La realtà che esiste ed è uno strumento è la nostra regione, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia. E come tale è uno strumento importantissimo di cui Trieste fa parte in modo deciso, è il capoluogo regionale, ma questo non è un valore aggiunto, è diciamo così, un aspetto che va in parallelo con lo statuto autonomo della regione stessa. Trieste ha sempre declinato, è vero, diciamo così, questa sorta di autonomia che spesso straborda nell'indipendentismo. Il secolo appena passato è passato, appunto, scusate il gioco di parole, è passato due volte come uno tsunami sulla nostra città e ha costituito ogni volta una risacca che poi ha avuto in qualche modo sì, difficoltà ad acquietarsi. Quindi ancora oggi noi vediamo che ci sono sicuramente dei movimenti di opinione che si rifanno al territorio libero, ad esempio, uno quelli che hai citato tu, ma possiamo sicuramente poi anche ragionare su nostalgie per l'impero strungarico, possiamo declinarlo in mille modi. Diciamo che abbiamo l'ambizione e la tranquillità nel dire che ci caliamo nella realtà di oggi, che è che è la comunità europea, è la nazione italiana che ha delegato parte del proprio potere alla comunità europea. All'interno del consesso nazionale c'è la nostra regione che ha uno statuto speciale. All'interno di questo statuto speciale ci sono degli strumenti che in questo momento sì, sono un po' una macchina ingolfata. Quindi il patto nasce per disingolfare questa macchina, per spingere in qualche modo a chi ha, in questo momento è seduto nella stanza dei bottoni, metterlo davanti alle proprie responsabilità e fare in modo che questa macchina si rimetta in moto. Trieste è parte di questo gioco con le proprie caratteristiche, come tutti gli altri territori che fanno parte della nostra regione. Non esiste, diciamo così, una specialità diversa a seconda di dove ci troviamo. Senti, Quindi la nostra città, appunto, vive questa realtà. sentendo parlare te e guardavo Moretuzzo, mi è venuto in mente un po' l'idea della città metropolitana e insomma,
nella storia, anche quando ero piccolo, un po' si discuteva appunto del discorso del capoluogo, chi sì, chi no, a livello di capoluogo regionale. Ecco, Morettuzzo, forse ti metto in difficoltà proprio perché sei proprio al centro tu del Friuli. L'idea, se passa l'idea, e quindi se arriva la costituzione della città metropolitana, a questo punto, visto che l'assetto è completamente diverso, non c'è. E forse a questo punto anche il dover forse di vedere il fatto che fosse il capoluogo regionale proprio perché ha un altro tipo di struttura debba essere spostato in un'altra città, quindi sto pensando a Udine, perché poi ho pensato a questo perché città metropolitana di fatto andrebbe a staccarsi di molto dalle competenze del Friuli Venezia Giulia a quel punto. Ma sicuramente il tema della città metropolitana è un tema presente nel dibattito, giustamente. Rappresenta, io credo, anche una grande opportunità. Chiamiamola città, chiamiamola area metropolitana, possiamo declinarla in vari modi. Rappresenta un rischio per alcuni aspetti, nel senso che se viene gestita male, no? Come qualcosa che viene calato non solo su Trieste, ma anche su altre zone, insomma, del territorio della nostra regione in modo indiscriminato e senza coinvolgere queste comunità, questi territori, rappresenta un rischio. Però è anche vero che, appunto, in un ragionamento molto laico, e noi assolutamente ci siamo No, ma sempre infatti io non ti detti voglio fare male, disponibili. semplicemente No, ragionando no, in un riassetto del certo. territorio. In un discorso, appunto, molto laico, che prevede anche l'ipotesi, la possibilità di Trieste città metropolitana, noi diciamo ben venga nella misura in cui si riesce a ridiscutere l'assetto, appunto, della regione. In quel caso c'è il tema della città capoluogo, di certo. Che non è detto sia Udine, potrebbe essere Pordenone, voglio dire, ci dipende ecco, da come dopo si intende mettere sul tavolo anche tutte le considerazioni che si devono Fatto fare su contento, questo qua hai tema, fatto no? contento Ciriani. No, no, ma Ciriani, ma che non, insomma, non lo conosco bene, non mi sta particolarmente simpatico, ma al di là di quello, il tema è dire una regione policentrica come Friuli Venezia Giulia, con le varie vocazioni che ha e questioni che ha sul tavolo, deve essere in grado di trovare degli equilibri fra i suoi territori, perché c'è il tema di Trieste con tutte le sfide che lancia Trieste in questo decennio, mi viene da dire, nel senso che il tema della portualità, il tema di una città che può, abbiamo detto all'incontro di sabato, portare di forza Friuli Venezia Giulia dentro l'Europa in modo totale, completo, no? Con questa sfida. Ma c'è il tema dell'area montana, no? Un territorio vastissimo della nostra regione che va dalla montagna del Friuli occidentale alle vallate del Natisone, che rappresenta una questione fondante, no? Una questione drammatica nell'urgenza che ha rispetto alla questione del ruolo dei piccoli comuni, dello spopolamento, no? Alle zone produttive, le vocazioni del manifatturiero di Pordenone, piuttosto che del tema di Udine e di quello che era la provincia di Udine, di qual è, insomma, la sfida grossa che deve giocare quel territorio. Quindi io credo che sul tavolo ci sono tante questioni che vanno affrontate in modo serio. Ecco, il mio timore è che ci siano troppi slogan che stanno girando e che ci siano troppi prigionieri di questi slogan. Questo non fa bene sicuramente nei nostri cittadini. Diciamo che sai, non sei partito nella migliore dei modi, dopo che a un certo punto, di punto in bianco, chi ha lanciato il sasso se vuole tornare a fare il candidato sindaco di Trieste, forse per andare via da questo problema. Io invece vorrei chiedere a Braini, al di là della città di Trieste e tutto il resto dei comuni attorno, che io in realtà metterei anche piccina, anche se non è un comune a sé stante, i comuni in un documento unitario hanno detto no alla città metropolitana, ma in realtà hanno detto anche per certi versi no alla ricostituzione della provincia di Trieste, perché sappiamo benissimo che Trieste si pappava tutto e il resto era le briciole, un po' come Monfalcone ha votato una decina di giorni fa in consiglio comunale no secco a Trieste, proprio perché rischiava di diventare la cantina del capoluogo di questa fantomatica, tra virgolette, nuovo assetto istituzionale. In un territorio come quello, ecco, vi siete fatti un'idea di Muggia, Sant'Arrigo della Valle, Repo Morrupino, Due Nolesina, quindi i comuni minori, se magari potrebbero avere un assetto, gestire insieme magari appunto a Monfalcone e Gorizia, arrivando fino a Cervignano e Aquileia, insomma. Rivedere al di là di quelli che sono le ex province e i confini, soprattutto tenuto conto anche della minoranza slovena, e così starebbe sotto un unico comune, Mi viene da come rispondere territorio. con una sorta di battuta. Nella fase in cui vale un libera a tutti, cioè ognuno si sente
giustamente anche in diritto di dare una propria ipotesi a questi nuovi assetti, c'è un minimo comune denominatore che è presente in qualsiasi tipo di proposta. Nessuno vuole stare con Trieste, questo è un dato così statistico, mettiamola così. Questo può avere varie spiegazioni, varie declinazioni. Ma è tutto vero che sono. No, mi fa ridere questa cosa del nessuno. Però statisticamente, se uno va sembrerebbe così, insomma, a leggere che poi appunto ha ragione Fontania a dire venite tutti sotto Udine. Ecco, potrebbe e poi diremmo nessuno vuole stare con Udine. Esatto. Ma questa è un po' la caratteristica così un po' sbilanciata del fatto che Trieste è veramente un unicum all'interno della regione, è una città che di per sé ha una scala di grandezza è troppo grande rispetto a qualsiasi altro territorio. A qualsiasi altro territorio, e ha quindi delle esigenze, delle prospettive, delle necessità di gestione quotidiana e dei rapporti con altre realtà che hanno, diciamo così, che possono essere valutate come degli interlocutori, un equilibrio diverso. Ciò non toglie che questo equilibrio con il territorio limitrofo può essere trovato. A me risulta, perché appunto non eravamo seduti al tavolo di discussione, che il no secco dei comuni del circondario di Trieste era sulla... Poi appunto anche qui bisogna un attimo capire cosa si intende per città metropolitana, e invece c'è stata un'apertura sul discorso dell'area metropolitana. Monfalcone ha detto, io mi sono permesso di fare una battuta, ha detto no all'area metropolitana, ha detto no anche alla provincia di Gorizia, proponendosi come capoluogo esso stesso della nuova eventuale provincia. Quindi questo dimostra un po' come la misura appunto di quello che dicevo prima, del libera tutti. Io conosco, posso dire, insomma, relativamente bene la realtà della città in cui vivo, e penso che in qualche modo questa situazione si potrà sbloccare solo e esclusivamente quando il primo passaggio sarà superato, cioè quello di qual è il compito, cioè cosa vogliamo far fare a questi nuovi eventuali enti. Ma secondo te la giunta regionale, secondo te, hai idea, cioè Roberti, hai idea di che cosa vuol fare? Perché ci stiamo chiedendo in tanti. La valutazione che avete fatto un attimo fa la condivido, cioè con un articolo comparso sul giornale che poi ha dato il là a numerosi altri interventi da parte di tutti. Riunioni di barricate. Esatto, sembra un po'... Mancavano i sindaci sui trattori. Lui dovrebbe avere la regia, non seguo quotidianamente cosa fa lui e cosa dica lui, però oggettivamente seguo quotidianamente quello che è l'argomento, e non mi sembra che ci sia una frequenza abbastanza così alta degli interventi da parte di chi dovrebbe avere la regia. Dopodiché, se questa regia è, passatemi il termine, occulta, cioè se ci sono degli incontri che non vengono pubblicizzati, questo non lo conosco, magari. Però manca un po' effettivamente una prospettiva. Senti, in questo momento. Ma secondo te, perché Di Piazza ha detto io faccio la città metropolitana, vado avanti per conto mio, ma secondo te Roberto Di Piazza sa che cos'è la città metropolitana? Roberto Di Piazza... Perché sai che io l'ho invitato, quindi non è voluto venire. Okay. Perché volevo chiedergli un balcone, ho detto no, non è il caso. Roberto Di Piazza mi ricordo che aveva dichiarato proprio nella campagna elettorale che si sarebbe impegnato per diventare il sindaco della città metropolitana, dell'area metropolitana. Dopodiché però il nostro sindaco, le cose le dice, dopo poi passano un po' così. Insomma, toglietemi la battuta, tu ti ricordi il disegnetto famoso della galleria di Montebello che la facciamo a metà? Sì, avrebbe già dovuto essere finita quella galleria, e ancora là, non si sa più niente. Sono molte cose che a Trieste dovrebbero, se non altro, aver avuto inizio, e in realtà sono ancora lì che languono. Parliamo dal tram, parliamo di numerose altre questioni, però appunto non credo, ecco, siccome nella quotidianità il cittadino vede queste questioni, posso dire che diciamo così, un termometro di interesse da parte di città, area metropolitana, del cittadino a Trieste non è così alto come quanto sembrerebbe dall'eco che ne viene fatta poi un po' sui media. Ma anche a livello della provincia, perché sai benissimo che la provincia alla città di Trieste, anzi penso che la gente conosceva più la provincia di Trieste quando c'era il periodo dei doppi capodanni, quello organizzato dalla provincia del comune, che ti ricordi un anno? È vero, avevano fatto. C'era Roberto Damiani, vice sindaco, avevano organizzato di sparare i fuochi dalla chiesa di Sant'Antonio, vero. Così chi andava al chi andava al capodanno della provincia in Molo Quarto non avrebbe visto i fuochi, se ti ricordi. Era se credo che tu ti possa riferire al momento in cui l'area di centrodestra arrancava un po', e quindi aveva la provincia con il presidente, e quindi quello era un po' una questione di bandiera. Ecco, evitiamo di tornare alle province usate per questo motivo qui. Riempiamo di contenuti prima le proposte, e dopo vediamo quali sono le proposte che
che trovano un equilibrio migliore nel confronto fra i vari così, territori che costituiscono la nostra regione. Fermo restando che non è obbligatorio arrivare a quella soluzione, perché ci sono delle soluzioni parallele. Si possono fare province e eliminare le regioni, così Moretuzzo si trova disoccupato. Ma no. Senti, no, Moretuzzo, un lavoro, grazie al cielo. Era una battuta. Sì, era sì, no, anche perché, a un certo punto, perché anche qualcuno perché, è un problema. No, per alcuni effettivamente è un problema. Non è più un problema per Bruno Marini che ha finito i suoi 20 anni in regione. Senti, invece, allora, alcune aree di consiglieri, tra le ipotesi, dicono che, ed era molto tempo che io dico, che la regione deve occuparsi di legiferare e non di erogare contributi e soldi. Quindi la teoria è che questi enti intermedi dovrebbero, diciamo, assumersi tutte le varie domande dei bandi cultura, bandi turismo, tutta una serie di attività che teoricamente, a detta di alcune parti politiche trasversali, la regione non dovrebbe fare. Ma secondo te, con la valanga di voti che ogni consigliere va a raccattare attraverso bene o male modifiche di normative e bandi in modo tale che è favorito uno piuttosto che l'altro, la regione riuscirà a dire ok, facciamo un ente che veramente serve e facciamo quello che diciamo ai cittadini come slogan, cioè la regione legifera e dopo ci sono altri che magari non legati alla politica che si occupano di queste cose? Ma io sono abbastanza preoccupato, devo dire la verità, su questa vicenda, perché magari ci fossero gli incontri di cui diceva Massimo Braini nelle segrete stanze in cui si decide un po' che strada pigliare. Io l'impressione che ho è che si stia navigando a vista, no? L'impressione è che magari qualcuno sperava, no, di fare un paio d'anni in assessore così nelle autonomie locali, poi fare il candidato sindaco a Trieste e lasciare il problema ad altri, no? Sì, l'impressione no? È questa. Poi. Sì, non so, l'impressione è questa. Non so se andrà proprio così, perché mi sembra che magari i piani potrebbero essere rovinati. Il rischio è che ci vadano di mezzo però il mondo delle autonomie locali, perché al netto degli interessi di piccola bottega, del consigliere che deve tenere, non so, orto elettorale, eccetera, che mi interessano relativamente, no? Però il tema è che in realtà il sistema delle autonomie locali, il rapporto fra regione e comuni, che sono i soggetti oggi sul tavolo, sta saltando perché sta saltando il sistema dei comuni. Allora, nel momento in cui noi dovessimo andare a individuare quali competenze togliere alla regione, io sono per togliergliene il più possibile, no? Assolutamente sì. Dobbiamo capire in che modo a chi darle e in che modo i comuni possono in questa fase rafforzarsi per sopravvivere rispetto alle funzioni che devono fare di, no, proprio di prossimità rispetto ai cittadini, ma anche per fare delle cose che fa la regione. E il mio parere personale è che non servono le province per fare alcune cose, no? Perché se il tema è l'edilizia scolastica, ad esempio, i comuni con il personale e le risorse possono gestirla. Anche perché la regione, no, cosa aveva? Edilizia scolastica, le province quattro avevano strade, no, di numero. Esatto, le cose che stanno dicendo è ma chi vede delle scuole, chi vede delle strade, ma voi pensate i forestali che se restano dove stanno, sì, con la bella stipendio che adesso vengono. Che quattro, no, cinque comuni o comunque comuni di un certo comprensorio, che sia il perimetro delle UTI piuttosto che altro, non mi interessa, ma che dal basso decidono di mettersi d'accordo e di chiedere alla regione le risorse, no, e la competenza per gestire un pezzo di strada provinciale o statale non siano in grado di farlo. I contributi alle proloco, no, voglio dire che lo gestiscono ufficio provinciale, regionale, mi sembra fuori luogo e penso che sia una cosa che non serve una provincia, insomma, per gestirla. Ecco, quindi ecco, però, tutte queste partite qui secondo me partono dal ragionamento sui comuni. Però scusami, che non c'è. Allora, adesso anche quella quota 100, per dirti, il comune di Repe Morupino avrà il dimezzamento di già quei pochi dipendenti e immagino che tanti altri comuni si ritroveranno in questa situazione. Te arrivi da un comune piccolo e magari andrai in pensione un terzo, ma sempre già in una situazione difficile. Non c'è il rischio che nel non decidere nulla con ste UTI che praticamente sono lì in quasi in camera ardente, ok? Perché la rianimazione, non so, ecco, tra la rianimazione e la camera ardente, non c'è il rischio proprio che ad un certo punto tutta una serie di funzioni saltino, vadano in tilt e vanno al tuo scatafascio, con il problema che lo scatafascio se lo ritrova chi verrà dopo, perché comunque per i prossimi 2-3 anni in un modo o nell'altro le cose andranno avanti. Perché io questo ho paura, pure che nei 5 anni siamo sotto un treno. È proprio questo il punto, no? E la cosa che a me fa incazzare, per usare un termine tecnico, è che nel dibattito sul riordino degli enti locali
questa cosa è totalmente assente. Cioè, si sta discutendo di aree vaste, città metropolitana, del fatto se Gorizia con Trieste o fuori, di Monfalcone annesso o non annesso, della provincia, no, del Friuli. Non si sta discutendo di una stazione che è emergenziale. E io credo che sia quasi delinquenziale il fatto di ignorare quello che sta succedendo nei piccoli comuni. E il tema non è, come discuteremo, no, nei prossimi giorni, permettere il terzo mandato nei comuni sotto i 2.000 abitanti. Ma va bene, sono questioni che possono essere discusse, affrontate, ma non è una situazione emergenziale. Il tema è che tu devi mettere i comuni in condizioni di sopravvivere, no? E il personale che andrà in pensione dalla regione, perché non c'è solo quello che va via dai comuni, no? L'assessore Callari recentemente ha dichiarato 600 persone. Allora, prima dicevano tutti quelli che vanno in pensione dalla regione dobbiamo trasferirli nei comuni. Adesso hanno già cambiato un po' il tiro, hanno detto su 600, 300 li mandiamo ai comuni, 300 servono in regione, perché sennò non si riesce a mandare avanti la macchina, no? Io mi auguro che non sia che tra 6 mesi poi questi 300 diventano 150 per i comuni e 450 per la regione, perché sennò vuol dire che non abbiamo capito niente. Bene, proprio perché Roberti è di Trieste, anzi viene definito triestino centrico, può essere che lui non si renda conto della situazione che si sta verificando in Friuli, perché effettivamente uno che ha sempre vissuto a Trieste, che non gli è mai cambiato l'idea della provincia, può essere che non se ne renda conto proprio perché non ha vissuto altre realtà, perché alla fine a Trieste, così com'era anche Costa Uti, Giuliana, dove praticamente sì, va l'Uti, dopodiché l'Uti torna indietro, quindi di fatto l'Uti è gestita come la provincia, non è proprio questo il male, cioè che le autonomie locali comunque voglia o non voglia, c'è una persona che non è cresciuta in un ambiente dove il comune è piccolo e quindi alla fine per Trieste per 5 anni non cambia sostanzialmente nulla. Non è questo il problema. Quindi che un triestino che viene dalla città grande non può affrontare i problemi dei piccoli perché non li conosce. Non mi permetto di valutare, perché significherebbe entrare in una sfera di così, valutazione a livello personale della percezione che ha. Tu personalmente sei in grado, conosci le realtà piccole? Sì, perché io vivo molto la regione, il mio lavoro mi porta quotidianamente in giro. Peccato ovunque. Luglio che sì, va in giro, quindi, sempre. Da questo quindi punto di vista, non so se con pizzico di presunzione o di realismo, mi sento di dire conoscere molto bene la regione, la storia della regione e le sue sfaccettature, da Sappada a Muggia e da Tardisio. Ecco, secondo te le nostre vite sono uguali? No, non lo sono uguali, ma sono molto simili, perché siamo tutti figli più o meno della stessa terra. La diversità viene data dalla quotidianità, della necessità quotidiana, degli spostamenti, della logistica, del tessuto sociale che fa parte di alcune scatole, diciamo così, di economia di piccola e grande scala. Ma il macchinario che poi funziona, o meglio, potrebbe funzionare meglio, appunto, e in questo momento non sta funzionando. Quindi non mi sento di dire che, siccome l'assessore ha probabilmente sempre vissuto a Trieste, non sia in grado di valutare, sta nella eventuale sua intelligenza politica eventualmente mettere, diciamo così, mettersi a disposizione per ascoltare il territorio e prendere in qualche modo a riempire un bagaglio culturale che, ripeto, potenzialmente non ha. Questo non è un dato certo, io non lo conosco e quindi non posso bilanciarmi su questo. Mi sento di dire che non è il parametro di dove uno ha vissuto che determina la capacità o meno di una persona di saper leggere il territorio. È, diciamo così, forse sì, la capacità magari di essere un bravo politico e di avere una visione, di avere un progetto, quello che manca adesso. Cioè non c'è un progetto, non trasmette la presenza di un progetto su cui piegare i punti di divergenza dei vari territori per trovare quello che può essere la chiave vincente di un compromesso per applicare questo progetto. È un libera tutti in questo momento e da questo punto di vista appunto la regia manca clamorosamente. Moreto, tu hai visto invece da una persona che dei comuni piccoli li conosce. Una persona che non ha avuto esperienza nelle piccole realtà può prendersi carico di capire e dire io ti conosco? Ma io credo che può essere il fatto che effettivamente, no, l'assessore Roberti non ha vissuto questa dinamica, però io ricordo a tutti il fatto che in Consiglio regionale ci sono 49 consiglieri e che tanta parte di questi sono stati sindaci e tanti di questi fanno parte della maggioranza. Allora, il dubbio che mi viene oggi non è tanto se Roberti sia o meno un buon conoscitore della situazione regionale, ma questa maggioranza e i consiglieri che fanno parte di questa maggioranza in che modo portano il loro contributo
a definire questo progetto? Secondo se te, c'è, no? Secondo te c'è un problema che non possono parlare? Perché diciamo c'è una gestione a stile Saracchiani e Illy, quindi molto, ma guarda, se posso, dittatoriale. Se posso dire una cosa, visto che quando c'era Renzi al governo parlavano del giglio magico, no? Qua mi sembra ci sia un po' la labarda magica in questa regione, nel senso che questo insomma forte rapporto che c'è fra Roberti, Fedriga, no? Il mondo comunque legato al mondo della Lega, no? Di Trieste, sta che tra l'altro percezione... cosa è Lega di Trieste, che non è la Lega Friulana, perché c'è anche un altro dato storico. Esattamente. Tendenzialmente in tutta la sua vita la Lega triestina ha contato sempre molto poco, addirittura l'anno in cui ce l'ha tolto, ricordiamoci, Federica Seganti arriva come assessore perché bisognava dare qualcosa a Trieste, perché la Lega Nord Trieste non aveva neanche un consigliere. Quindi adesso siamo nell'anomalia dove la Lega vince in regione grazie soprattutto ai voti del Friuli, ma comanda la Lega Triestina, che è ben diversa da quella friulana. E tra le altre cose, dato perché io ovviamente non frequento i palazzi, hai addirittura la divisione sui due piani, dove non c'è così casuale, no, hai la Lega Triestina in un piano e la Lega Friulana nell'altro. Sì, l'impressione guardandoli da fuori è proprio questa, no? Questo fatto è al netto dell'Udine Trieste, potrebbe anche essere a parti invertite, no? Ma c'è un gruppo di potere che di fatto gestisce in modo, non dico dittatoriale perché è una parola forte, ma comunque in modo molto ristretto, ecco, delle dinamiche, no? Delle scelte. Altri invece sono esclusi, ma insomma, prova nel fatto che in aula, se chi assiste ai lavori dell'aula sa bene che su 19 consiglieri della Lega che hanno preso parola più di 3 volte, insomma, non credo stiano in una mano, ecco, questo è significativo. Per accorciare, no? I tempi, per non fare le 5 di questo mattina. Può essere, perché insomma, siccome le posizioni sono birichine, noi fra quelli loro fanno per economizzare i tempi del consiglio, questa è una buona spiegazione. Senti, io ho letto la diatriba su questi famosi soldi del patto Stato-Regione sul patto finanziario. Come al solito, ascolti una ragione una, ascolti l'altra, una ragione l'altra, cerco di chiedere a te, che in teoria non sei né di qua né di là. Questo patto porta qualcosa in più rispetto a prima o no? Di miglioramento, di migliorativo? Sì, sì. Allora, innanzitutto io non vedo l'ora di leggermelo, perché fino ad oggi non abbiamo visto niente di scritto e quindi mi piace poi vedere le cose nero su bianco. Se le cose stanno come dichiarato dal presidente Fedriga, io credo che qualcosa si porta a casa, sicuramente, rispetto al passato, però non è tutto quello che è stato annunciato, cioè questa rivoluzione nei rapporti con lo Stato non c'è nei numeri, perché se su 836 milioni, no, mettiamo in conto anche 144 per 3 anni, quindi no, quasi 450 milioni che già non erano dovuti, allora di fatto più che dimezziamo un importo che viene considerato invece e lanciato come cifra che ormai si è scolpita nella pietra, e in realtà così non è. E quindi questo è un tema. Poi, se è vero che c'è quella questione dei tributi, no, immobiliari, quindi i mutasi che possono essere gestiti direttamente dalla regione, questo è un passaggio avanti importante, come l'ipotesi, insomma, di tenere fermo per 3 anni il patto. Credo che i ragionamenti e le cose che sono state annunciate vanno in una direzione positiva. La questione però che noi poniamo con forza è capire effettivamente quanto questi siano veri e soprattutto quale sia lo scenario complessivo, perché la cosa che noi abbiamo posto al Presidente, rispetto alla quale non abbiamo avuto risposta, è il fatto che noi dobbiamo capire, al netto di questi rapporti dettati dai Tondo Tremonti, patti, no? Tondo Tremonti e Saracchiani Padova, tutto l'insieme del rapporto finanziario con lo Stato dove sta andando, perché ci sono una serie di partite che rischiano di metterci in crisi drammatica, prima fra tutte quella della sanità, cioè la competenza primaria sulla sanità la stiamo gestendo, ci siamo presi la responsabilità, ma le risorse che ci sono state date quando questa competenza è stata portata a casa, no, non sono più sufficienti, dobbiamo rinunciare. Io vorrei ricordarti che sarebbe già una cosa positiva se i soldi ai dipendenti pubblici statali, la parte dedicata proprio al servizio sanitario, arrivassero qui, perché ricordiamoci che oggi i cittadini del Friuli Venezia Giulia che sono dipendenti dello Stato non pagano per la sanità che va a finire a Roma. Già questo secondo me potrebbe essere già un bel risultato. Sì, sì. No, ma ci sono appunto una serie di partite che devono essere, no, delineate, bisogna capire bene come stanno le cose. Non è che
quando lo Stato prende certe decisioni, noi possiamo fare finta che non ci riguardano. Quando Renzi ha deciso di fare il bonus IRPEF di 80 euro a testa, quello scherzetto lì al Friuli Venezia Giulia è costato 76 milioni di euro. Ora, averceli o non averceli, insomma, è una partita che fa la sua bella differenza. Quando hanno deciso di modificare con un emendamento fatto nottetempo, no? L'articolo 49 del nostro statuto, quindi dove si definiscono tutte le compartecipazioni ai tributi, lì qualche conto, insomma, che è stato fatto in modo abbastanza approfondito, ci dice che su un triennio potrebbe costarci quasi 500 milioni di euro. Allora, queste sono le partite di cui dobbiamo chiedere conto allo Stato e fino ad oggi non abbiamo avuto nessun segnale che sia stato fatto. Per capirci, 500 milioni di euro sono praticamente il bilancio del Comune di Trieste, quindi per mandare avanti una macchina di quel tipo, quindi vuol dire che, insomma, non sono pochi. Non sono buscoli. L'ultima domanda che io volevo fare a Brandini invece è come intendete adesso piano piano muovervi, perché ovviamente se non si è nelle istituzioni con consiglieri o quant'altro, ovviamente è molto più difficile anche in termini di visibilità e di presenza. Se avete tracciato un po' una linea proprio in tal senso. La linea è quella di seguire la quotidianità e di cercare di essere presenti. Abbiamo d'accordo con Massimo, che è appunto anche il nostro segretario, perché oltre che essere appunto consigliere regionale, abbiamo una pagina Patto per l'Autonomia Trieste, non perché questa cosa debba essere in qualche modo declinata per forza sul capoluogo regionale, ma perché questo ci permette in qualche modo di essere tempestivi grazie ai social sul portare avanti determinate prese di posizione. Anche autonomi dal Patto Friuli. No, in realtà poi esiste anche la pagina metropolitana. Esiste anche la pagina Patto per l'Autonomia Udine, quindi in realtà appunto non è una questione estremamente localistica. L'intenzione è quella di farci conoscere con le nostre idee, quindi sicuramente noi cerchiamo di partecipare allargando un po' il raggio. Abbiamo avuto con molto piacere molte risposte da questo, insomma, siamo cresciuti nel numero negli ultimi mesi e quindi questo per noi è una risposta positiva, e crescendo di numero e avendo in qualche modo la possibilità di partecipare quest'anno, uno dei prossimi appuntamenti sarà sicuramente essere parte attiva per le manifestazioni e approfondimenti sui convegni dei 300 anni del Porto Franco, e quindi saremo presenti, diciamo così, come gruppo politico, ma anche semplicemente come cittadini che si interessano della questione e credono che in qualche modo sia una ricorrenza importante. Quindi approfittiamo di queste, diciamo così, delle possibilità dateci dalla quotidianità per portare avanti le nostre idee anche sul territorio cittadino. Quindi Moletuzzo non è stile come è stata fatta l'Europa e la moneta unica, dove tutti sotto l'euro, però dopo ognuno per i fatti suoi, come è successo in Europa, vediamo in che condizioni siamo, no? Cioè, no, una base comune. Assolutamente. C'è una banca centrale. Sì, ma c'è un progetto soprattutto centrale, poi è un progetto di regione, no? Di un'idea di regione. Guarda, io sono stato veramente felice, soddisfatto della costituzione della comunità del Patto per l'Autonomia Trieste, perché per noi è stato quasi ferita. Vi mancava. No, ma è stato sanare una ferita, perché guarda, quando noi abbiamo raccolto le firme per presentarci alle scorse elezioni regionali e siamo diventati veramente matti, perché abbiamo raccolto più di 4.000 firme e ci mancava la circoscrizione di Trieste, dove siamo arrivati quasi fino in fondo, però ormai i tempi erano talmente stretti, lo sforzo era talmente grande, perché insomma le abbiamo raccolte seriamente con dei certificatori, abbiamo fatto un lavoro incredibile e non siamo riusciti poi a presentare la lista lì, e quindi ci mancava la circoscrizione di Trieste. Nonostante quello siamo riusciti a eleggere comunque due consiglieri regionali. Costituire oggi la comunità del Patto per l'Autonomia Trieste significa anche sanare un po' quella ferita e, ripeto, ragionare con una città che, al netto dei rapporti appunto con l'Interna, con il territorio regionale eccetera, può e ha le potenzialità, io credo davvero, di darci una dimensione europea che è straordinaria, e il nostro progetto sta lì, insomma, sta in una dimensione che guarda assolutamente all'Europa. Allora, io ringrazio i due, Massimo, grazie per essere stati con me, è stata una piacevole chiacchierata, abbiamo messo Trieste e Udine insieme, mica facile. Grazie, ci vediamo la settimana prossima sempre con Zona Franca.